Allora, Roberto, sì. Tu mi dicevi prima che fino a un tot di stop va bene al giorno, dopo... No, dopo finisci per non avere il tempo materiale per poter consegnare, oltretutto consegnare in sicurezza, quindi aspettare il cliente, cioè se da firmare farlo firmare. Un carico di lavoro eccessivo, ma soprattutto è organizzato male. In che senso? Nel senso che passi da una zona all'altra, che ne so, fai una consegna alle 8 del mattino in una via, per dopo tornare magari alle 4 del pomeriggio nella stessa via a fare una consegna al numero civico dopo. E tutto questo diventa un dramma, perché noi facciamo 200.000 inversioni a U, rischiamo la nostra vita. Noi abbiamo 4 minuti da una consegna all'altra. Mediamente quante consegne fai al giorno? 120 di media, 120 consegne. Che in termini di orario cosa vuol dire? Tu esci di casa a che ora? Che ora rientri? Io esco di casa alle 5, rientro alle 19 la sera, usciamo dal magazzino per dire alle 8 e rientriamo verso le 16.30. 4-5 minuti a consegna non è il tempo proprio esatto, perché innanzitutto devi pensare allo spostamento, poi il furgone non è che puoi arrivare davanti al civico e lo lasci lì, perché se sei su una provinciale dove si sfrezzano a 100 all'ora devi anche cercare il posto più vicino possibile dove poter lasciare il furgone, e questa è una perdita di tempo. Poi non sempre è la villetta che suona e il cliente arriva subito, magari trovi dei condomini di case popolari dove sono 20.000 interni, suoni Amazon, ah sì, arrivo, passa un quarto d'ora.